Luis Sepúlveda. Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Capitoli ottavo e nono. Capitolo ottavo. Zorba inizia a tener fede alle sue promesse. I quattro gatti balzarono dal tetto sul balcone e capirono immediatamente di essere arrivati troppo tardi. Colonnello, Diderot e Zorba osservarono con rispetto il corpo senza vita della gabbiana, mentre Segretario agitava la coda al vento per farle perdere l'odore di benzina. «Credo che dovremmo chiuderle le ali. Si fa così, in questi casi», spiegò Colonnello. Vincendo la ripugnanza che provocava in loro quell'essere impregnato di petrolio, le unirono le ali al corpo e mentre la muovevano, scoprirono l'uovo bianco a macchioline azzurre. «L'uovo! È riuscita a deporre l'uovo!» esclamò Zorba. «Ti sei cacciato in un bel pasticcio, caro guaglione, in un bel pasticcio davvero!» lo avvertì Colonnello. «Che farò con l'uovo?» si chiese Zorba sempre più angosciato. «Con un uovo si possono fare mille cose, una frittata per esempio», propose Segretario. «Oh sì! Uno sguardo all'enciclopedia ci dirà come preparare la migliore delle frittate. L'argomento è trattato nel sesto volume, lettera F», assicurò Diderot. «Non se ne miagola neanche. Zorba ha promesso a quella povera gabbiana che si sarebbe preso cura dell'uovo e del piccolo. La parola d'onore di un gatto del porto impegna tutti i gatti del porto, quindi l'uovo non si tocca», dichiarò solennemente Colonnello. «Ma io non so prendermi cura di un uovo. Non mi era mai stato affidato un uovo prima d'ora», miagolò disperato Zorba. Allora tutti i gatti guardarono Diderot. Forse nella sua famosa enciclopedia c'era qualcosa al riguardo. «Devo consultare il 21° volume, lettera U. Sicuramente c'è tutto quello che dobbiamo sapere sull'uovo. Ma fin da ora consiglio calore. Calore corporeo, molto calore corporeo», spiegò Diderot in tono pedante e didattico. «Ossia bisogna sdraiarsi sull'uovo, ma senza romperlo», consigliò Segretario. «Esattamente ciò che stavo per suggerire. Zorba, tu rimani con l'uovo e noi accompagneremo Diderot a vedere cosa dice la sua empiloencimope. Insomma, sai a cosa mi riferisco. Torneremo stasera con le novità e daremo sepoltura a questa povera gabbiana», stabilì Colonnello prima di saltare sul tetto. Diderot e Segretario lo seguirono. Zorba rimase sul balcone, accanto all'uovo e alla gabbiana morta. Con grande attenzione si sdraiò e si avvicinò all'uovo alla pancia. Si sentiva ridicolo. Pensava a quanto lo avrebbero preso in giro i due gatti rissosi che aveva affrontato al mattino, se per caso l'avessero visto. Ma una promessa è una promessa. E così, al tepore dei raggi del sole, si addormentò con l'uovo bianco a macchioline azzurre ben stretto contro il suo ventre nero. Capitolo 9. Una notte triste. Alla luce della luna, Segretario, Diderot, Colonnello e Zorba scavarono una buca ai piedi dell'ippocastano. Poco prima, badando che nessuno umano li vedesse, avevano gettato la gabbiana morta dal balcone nel cortile interno. La depositarono in fretta nella fossa e la coprirono di terra. Poi Colonnello miagolò in tono grave. «Compagni gatti! In questa notte di luna ci congediamo dai resti di una sfortunata gabbiana, della quale non abbiamo mai saputo nemmeno il nome. L'unica cosa che siamo riusciti a scoprire di lei, grazie alle conoscenze del compagno Diderot, è che apparteneva alla specie dei gabbiani argentati e che forse veniva da molto lontano, dalla regione in cui il fiume si getta nel mare. Sappiamo pochissimo di lei, ma l'importante è che sia arrivata moribonda fino a casa di Zorba, uno dei nostri, e che abbia riposto in lui tutta la sua fiducia. Zorba ha promesso di prendersi cura dell'uovo che lei ha deposto prima di morire, del piccolo che nascerà, e la cosa più difficile di tutte, compagni, ha promesso di insegnargli a volare». Volare,
22° volume, lettera V, si sentì che sussurrava Diderot. Esattamente ciò che il signor colonnello stava per dire. Non li tolga i miagoli di bocca, consigliò il segretario. Promesse difficili da mantenere, proseguì impassibile colonnello. Ma sappiamo che un gatto del porto mantiene sempre i suoi miagolii. Per aiutarlo a riuscirci, ordino che il compagno Zorba non abbandoni l'uovo finché il piccolo non sia nato e che il compagno Diderot consulti la sua emplicope, encimope, quei libri insomma, su tutto quanto ha a che vedere con l'arte del volo. E ora diciamo addio a questo gabbiano, vittima della disgrazia provocata dagli umani. Allunghiamo il collo alla luna e miagoliamo la canzone d'addio dei gatti del porto. Ai piedi del vecchio ippocastano, i quattro gatti iniziarono a miagolare una triste litania. E ai loro miagolii si aggiunsero ben presto quelli degli altri gatti delle vicinanze e poi quelli dei gatti dell'altra riva del fiume. E ai miagolii dei gatti fecero coro gli ululati dei cani, lo straziante cinguettio dei canarini in gabbia, il garrito delle rondini nei loro nidi, il triste gracidio delle rane e perfino le grida assonate dello scimpanzé Mattia. Le luci di tutte le case di Amburgo si accesero e quella notte tutti gli abitanti si chiesero le ragioni della strana tristezza che improvvisamente si era impadronita degli animali.